Sabato 3 marzo è stata celebrata la 12ª edizione della raccolta alimentare di solidarietà, promossa ed organizzata dall'Associazione Banco Alimentare di Roma, presso 290 supermercati di Roma e del Lazio. Un'iniziativa volta a raccogliere derrate alimentari da destinare a chi si trova in difficoltà. Lo scorso anno sono state raccolte 302 tonnellate alimentari, destinate alle circa 110.000 persone bisognose della nostra regione. Alla Dispoli la raccolta è stata effettuata presso l'ipermercato Leclerc. Oggi l'Associazione Banco Alimentare Roma organizza una raccolta di prodotti alimentari per le persone bisognose. Leclerc è abituato a fare queste iniziative di solidarietà, lo facciamo con altre aziende, anche in passato lo abbiamo fatto. Quando la scuola media Corrado Meloni ce lo ha chiesto, siamo stati ben lieti di partecipare a questa raccolta di derrate alimentari del Banco Alimentare. Noi siamo sempre aperti a questi tipi di iniziativa, soprattutto se vengono dal sociale, quindi dalle scuole, o anche se vengono richieste da altre associazioni. Volontari della solidarietà, gli studenti e i loro genitori, il corpo docente, ma in generale la scuola media Corrado Meloni, diretta dal professor Riccardo Agresti, che ha permesso l'adesione all'iniziativa. Questo è il primo anno che abbiamo questa iniziativa di solidarietà e l'incontro che ha preceduto questa iniziativa si è svolto nella nostra scuola. Il presidente Perrotta ci ha prospettato la possibilità di collaborare con il Banco Alimentare per partecipare a una iniziativa di solidarietà e visto che la scuola molto punta sull'aspetto sociale, sull'integrazione appunto e sull'aiuto, noi abbiamo colto questo invito e ci siamo gettati in questa esperienza che devo dire è stata molto divertente e importante per i ragazzi. Divertente perché hanno comunque messo tutto l'impegno, le energie e la voglia di esserci. È importante perché si dà un segnale, no, contro l'indifferenza, per la condivisione e quindi crediamo di aver gettato un piccolo seme che in futuro potrà germogliare. Un vero e proprio lavoro di sensibilizzazione da parte dei ragazzi verso i clienti del supermercato che non hanno fatto mancare il proprio contributo. È sempre una buona iniziativa. Oggigiorno penso che ce ne sia bisogno. Perché è sempre importante aiutare gli altri, anche in questo momento di crisi. Raccolti circa 2.350 kg di prodotti a lunga conservazione, principalmente pelati, legumi, pasta e circa 100 kg di omogenizzati. Gli angeli della solidarietà, armati della loro pettorina gialla, hanno raccolto molto e a loro volta hanno donato entusiasmo e gioia a tutti. Oggi, come tante formiche, tutte insieme abbiamo smosso la montagna dell'indifferenza. Il contributo di tutti è stato fondamentale e preziosissimo. Senza le mie amiche sarei rimasta una povera formichina sopra un cartellone. Insieme abbiamo fatto tanto e speriamo che si possa fare ancora di più l'anno prossimo. Sola, fra la gente, mi sento solamente una formica e solo una formica, uno zero, una nullità. I granelli di sabbia per lei sono montagne, ma basta che abbia vicino le compagne e una formica smuove le montagne. Una formica da sola non esiste, ma resiste perché sa che come tante gocce fanno il mare, tante formiche possono formare una comunità.